Sicuramente il medico mi opera più bravo d'Italia, uno dei più bravi del mondo, il terzo viene considerato. E è famoso anche, è diventato famoso perché era il medico che ha curato Tiziano Terzani, non so se l'avete mai detto Tiziano Terzani. Era il famoso Mangiafuoco, no? Che in realtà si chiama Massimo Mangialavori. E Massimo mi dice sempre, è una persona quindi veramente aperta, no? Da sciamanesimo, ha praticato tutto nella vita, perché giustamente per avere quella sensibilità non puoi andare a leggere solamente libri di testo, un medico era un chirurgo, insomma. E lui mi dice sempre, purtroppo, egoisticamente, quando c'hai il vegano, quando c'hai il fruttariano, c'hai lavoro. Eh sì. Quindi tendono a Dai, mangia, mangia. è il sistema che è vincente, cioè nel senso la politica del permacultore è poli per sempre, mai mono per sempre. Cioè, ce lo dice la natura, è tutto un poli. Molti dei problemi che abbiamo oggi è perché anche dal punto di vista alimentare abbiamo ristretto talmente tanto il cibo che mangiamo. Noi mi sembra che mangiamo non più di 20 tipologie di cibo. In poco più di 100 anni siamo passati da più di 100 tipologie a solo 20 tipologie. Mangiamo in Germania come si mangia in Italia, si mangia in Italia come si mangia negli Stati Uniti d'America. Se ascoltiamo Steiner, ma anche Aristotele, che diceva noi siamo ciò che mangiamo, rischiamo di diventare tutti uguali. Non è che io dico che i tedeschi non mi stanno simpatici, ma mi piacerebbe continuare a essere etrusco per tutta la vita e i miei figli essere comunque etruschi, cioè nel senso. Chi ce lo fa fare di omologarci per forza, no? Capito? Anche perché poi l'omologazione costa un sacco di energia. Ma veramente, perché l'equilibrio si trova e il risparmio energetico lo trovi nel basso, nella differenza, non nella costruzione mono. Vi torna come concetto. Quindi proprio escludere a priori una cosa va bene, ma escluderne, farne una sola non è naturale. Te lo puoi permettere solo se hai tanta energia. Mangiare frutta per soddisfare le nostre esigenze alimentari significa mangiarne chili al giorno. E non è il problema, te la fai la frutta? Non è un problema. Ma se la compri, Non è mangi sostenibile neanche dal punto pesticidi, di vista mangi economico. pesticidi. Mangi dei concentrati di pesticidi che hai idea? Ah, tra l'altro. Sì. Anche quando sono ammissibili per legge, dice, tu puoi assimilare tot microgrammi di residuo di pesticida. Chilo Su peso. una statistica, nessuno mai si mangerà 6 chili di mele al giorno. Quindi su 6 chili di mele ti prendi 1000 volte la dose massima tollerabile, Non anche so. per legge, di E quel poi pesticida lì. per legge volutamente si è messo il quantitativo minimo cioè il quantitativo massimo di uso diciamo di assunzione di quello è tarato a una persona di 70 kg. Cioè della serie, se il tuo figliolo che è di Di 20 piccolino, anche kg magari, certo. Di 20 kg ne mangia tre volte fuori. Capito Sì, non so. qual è la fregatura? Quindi bisogna stare molto attenti a queste cose. Allora, esorcizziamo comunque, torniamo a noi. Allora, e al sistema di progettazione. Chiudo la parentesi di prima che abbiamo fatto del nostro amico il bio, riportando questa che secondo me io la vendo perché è reale e perché è troppo contestualizzabile, troppo simpatica, questa cosa che mi è successa a me in questi anni. Allora, io sto fuori del paese in un podere storico antico del mio nonno, mio bisnonno, antico no, ha poco più di 100 anni, ma insomma, non vivo lì da solo, ci sono anche altre porzioni del podere. E in una di queste porzioni c'è venuto a stare un bresciano, un bergamasco. Avete presente lo stereotipo del bergamasco? Quali è? Otto, lavoro, 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 lavoro. Cioè loro distinguono le persone in lavoratori e non lavoratori. Ma non c'è una via di mezzo, non è uno dice ma quel poraccio che fa 8 ore in fabbrica è lavoratore. No, se fa 8 ore in fabbrica e non fa un orto a casa o non fa 2 o 3 ore di straordinario, anche a nero, ma deve fare altro perché 8 ore in fabbrica il è minimo minimo sindacale. indispensabile, cioè proprio da lì si parte per poi. Quindi normalmente sono persone schive, poche parole, Decrescita, diciamo. tanti fatti, ok. Che poi ho scoperto che gira rigira poi il suo nonno era pugliese, quindi Vabbè. per dirti no, però è l'ambiente che forgia poi la situazione, no? Nei pro e i contro comunque in tutti gli ambienti. Allora,
Questo qua, io ho 15 anni che sperimento la permacultura, lui ha iniziato, è venuto su a casa e ha cominciato a fare i suoi orti. E io che ho fatto? Io ho continuato con la mia strada, logicamente non c'era modo perché, di la, relazionarsi perché era piuttosto schivo. E, ho fatto il mio orto, poi vi faccio vedere, ne parleremo in questi giorni, una aiola rialzata in poche parole, a tavole, quindi costruzione in alto, in altezza, ho fatto il mio orto e ho messo pomodori, le insalate, tutta la, la classica confusione degli orti di permacultura, una confusione apparente, ma in realtà è evidente, no? Perché vedi, uno, quelli che vengono mi dicono, ma te in Toscana, ma te tu coltivi l'erba o te tu coltivi le insalate? No, come per dire, perché di solito è più erba, cioè più erbacce, più l'erba intendono loro le spontanee. Però dovresti togliere un po' di erba. Ma ecco, bravo, bravo, ma tutte queste erba non ti fanno, no? Allora ti dici, guarda, non, ti, se vuoi ti spiego, se non vuoi, comunque sappi che a me mi fa. Ah, io mi diverto così, gli dico di solito. E uguale, io ho fatto questa storia, a un certo punto sono nati i pomodori e io tranquillo, non li rigavo mai, l'ho rigati in una stagione normale 4-5 volte, bastano, che è sufficiente. E ho raccolto i miei pomodori, tranquillo, tutto finito lì. L'anno dopo, la mattina mi alzo, vado giù, vedo questo qua, in un sabato e una domenica ha fatto un'aiola rialzata, ha copiato tutto quello che avevo fatto io e pac, e ha messo pomodori. Perché? Perché aveva visto me, che avevo fatto anche la maniera, ha visto che non c'ero mai andato, non gli avevo dato il rame, non gli avevo dato l'acqua se non poche volte, ho ottenuto i miei pomodori, sicuramente non quantitativi industriali, ma quelli giusti che dovevano nascere. E lui, cavolo, ha visto che senza fatica, lui si era fatto un mazzo tutto l'anno a dar l'acqua, a zappare, a ricalzare, a legare, scacchiare, chi più ne ha più ne metta, avrà fatto il conto della serva, visto che non erano poi tanto meno i miei rispetto ai suoi, e si è fatto pomodori, tranquillo. È stato detto che morte, niente, no, ancora così, non c'è più parlato. Fermo, allora, finito là, io dico, guarda che... E mio figliolo mi ha fatto, oh babbo, hai visto, ti ha fregato, ti ha copiato, tanto che hai visto come sono i figlioli? Sì, sì, sì. Ti ha copiato, ti ha copiato. Ma quasi, sta boncito, è bene che mi ha copiato, ha fatto, sono contento, no? Allora, io avevo fatto il nuovo compost, la nuova compostiera, dopo un po' di settimane, avevo fatto la compostiera classica con pallet, no? Io faccio con i pallet, molto artigianale, molto... Sofisti, bruttina anche se vuoi, però è molto funzionale. La settimana dopo, ta! La compostiera. Babbo, babbo, ti hai fregato! Avrebbe messo su anche la mischia, no? Mio figliolo, come per dire, guarda, picchialo, o distruggerla, no? E insomma, per farvela breve, perché poi questo giochetto è andato avanti 2 anni. Io ho fatto una serra addossata a casa per farci la mia serra, vivaia, eccetera. Ma tu senza che ci parlavo? No, no, non c'era verso, perché cioè, lui... Ma non è mai venuto a chiederti a dire... No, 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 ma la cosa bellissima, sai qual è stata? Che dopo, l'anno dopo, ho fatto la serra e lui mi ha copiato la serra. Il laghetto, stava facendo il laghetto, e poi a un certo punto ci avevamo una rete nel mezzo e la struttura fisica, e è venuto, no? Allora ha detto, come ha capito, mi ha detto, dice... Mi piace sta roba, vedevo l'ora, ci siamo messi lì, ora ci scambiamo, andiamo. Io ho insegnato, gli ho fatto venire anche persone che gli insegnano a fare il paniere dei vinini, perché lui adora il paniere, fare i vinini. Cioè, abbiamo creato un legame, un contatto, partendo da 2 punti estremi, no? Il non lavoratore con il grande lavoratore, con... Dopo quanto tempo? 2 anni. Ma perché... Partivamo da 2 processi completamente distanti, lui giovane e io diversamente giovane, una cosa apparentemente strana e lui è cosa assodata, difficoltà oggettiva a parlare perché lui veramente bisognava rompergli la frusta perché, ripeto, non è uno loquace, io sono anche chiacchierone onestamente, però lo vedevo che, cioè, ciao, buongiorno e buonasera è normale, però lo vedevi che non si attaccava all'amo, no? Come si dice quando vai a pesca. E invece abbiamo trovato una via di mezzo clamorosa per parlarsi, no? E ora figurati. E lui mi dice sempre: oh, ma con il misocero non ci si fa, Fabio. Con il misocero non ci si fa. Lui perché sembra... No, perché il socero è una persona iperattiva, anche questa, sfoga
fisicamente sulla terra sfoga molta energia che accumula. Lo sfogo, cosa zappo i muri adesso, devo rivoltare. Occhio, perché anche nei permacultori c'è persone che hanno necessità fisica di toccare a terra con la violenza. È una violenza relativa, perché invece di lavorare in profondità lavori i primi 5 cm, 10, però hai necessità di sfogare. Rispetto, eh? Cioè, io conosco diversi permacultori che fanno la doppia vangatura. Significa fisicamente vangare in un campo in una direzione e poi farlo nell'altra, invece di un metro, invece di 30, 40, vai a 10, 15 centimetri, ma lo fai due volte. Nel frattempo metti compost, in modo che questa terra viene non solo rigirata, rivoltata, ma mischiata con i compost, eccetera. È una cosa favolosa, un mazzo tanto. Ma loro lo giustificano, cioè sono consapevoli del fatto che lo fanno, lo dicono, è una... ti dicono no, lo faccio così perché così viene meglio. Giustificano il fatto che hanno questo rapporto molto, molto forte con la terra. Sì, hanno necessità di scaricare energia. I più grandi contadini del 2000, i contadini, perché la parola contado, o persone che fanno orti in una maniera veramente importante, normalmente nella vita fanno sono dei liberi professionisti che lavorano tantissimo con il computer e con o chirurghi. I medici, tanti, è vero. O chirurghi, perché hanno... ragazzi, il richiamo della terra non ve lo devo insegnare io, no? Il richiamo della terra esiste, proprio è forte. Noi ci scarichiamo tutte le tensioni sulla terra se non continuiamo a utilizzare le plastiche e cose del genere, no? Al mare perché stiamo bene? Perché fondamentalmente è il momento in cui camminiamo sulla terra scalzi. Scaricare tutto l'accumulo sul terreno è favoloso, e lo fai anche quando metti le mani a terra, no? Quindi quando si dice le mani in terra, i piedi in terra, sei centrato, sei uno tosto perché c'hai i piedi per terra. Cioè, ma non viene dal caso, non viene dal caso, cioè, è il nostro elemento naturale. Non nasciamo e voliamo. Nasciamo con i piedi per terra, stiamo sulla terra, no? Quindi per alcuni meno, ma per altri è una necessità oggettiva. Quindi stare con i piedi per terra significa anche avere questo contatto forte, no? Con la terra. E perché no? Dov'è il problema? È il massimo del rispetto. È logico che i principi fondamentali devono essere rispettati, no? Lavorazione profonda no, di certo, però la lavorazione superficiale, se poi sei così potente da volerlo fare due volte, farlo. È meglio lì che se vai a casa e picchi la moglie, no? C'erano queste forme estreme, no? Anche prima. E, cattiva questa. Ci sta. Non è che non esiste. Io vengo da una montagna dove nel 1860, per sfortuna nostra, hanno scoperto il più grande giacimento di cinabro, uguale mercurio, della terra. Quindi era una montagna di carbonai, di boscaioli e pochi agricoltori, e in 20 anni è diventata la prima un paese industriale dove c'era i minatori, c'era 1500 minatori e che l'hanno sparati dentro queste caverne, le viscere della montagna, media entro i 20 anni morivano tutti, c'era una percentuale altissima, morivano entro i 5 anni, in un anno perdevano tutti i denti. E perché il cinabro, il mercurio, immaginatevi voi, gente quindi a macello, che però lo faceva perché pigliavano un botto di soldi per quei tempi, no? Proprio avevano moneta e si permettevano di mandare i figlioli a scuola, e quindi per loro che erano boscaioli, analfabeti, eccetera, sembrava il famoso miraggio, e carne a macello per mandare avanti, abbiamo il più alto indice di scolarizzazione della Toscana fino a 10 anni fa, no? Proprio per questo concetto di sacrificio e del figliolo che doveva studiare per non fare quello che era il subabbo, però avevano dei difetti bestiali perché campavano poco, l'unica propellente fisico non era il petrolio, la benzina, ma era il vino, e quindi era gente che oltre a mangiare mercurio beveva litri di vino e avevano come passatempo quello di picchiare le mogli. Era una cosa clamorosa. E il degrado sociale, il degrado ambientale e il degrado mentale, perché fra l'altro abbiamo scoperto successivamente il mercurio dà la testa, dà proprio segni di pazzia, capito? Quindi non era semplicemente non è che erano tutti, non è che lì si erano concentrati più cattivi, non erano i concentrati di peggio più cattivi della Toscana, si erano concentrati lì semplicemente delle persone al lavoro, ma che facevano un lavoro per cui andavano a casa e picchiavano di tutto, cioè nel senso una violenza spaventosa. Torniamo alla progettazione permacultura di Palonfrasca. È molto più bello, molto più rassegnato.
E dicono, come dice, sei della Miata? Della Miata siete tutti matti. Sì. Continuiamo a bere acqua inquinata dal mercurio e ci dicono che fa bene. Anzi, l'osservazione è fondamentale. Osservare e cercare di vedere al di là del proprio naso. Cioè, io vedo, quando vedo una pianta, non devo vedere una cosa verde, devo vedere un organismo senziente che parla, che ci dice tante cose e che ci dice se quell'ambiente è adatto o non è adatto, un'infinità di cose. Quindi osservarla in un contesto diverso. E quella pianta non sarà uguale a un'altra pianta, sicuramente non sarà uguale neanche a una sua sorella, se quella sorella è vissuta in un ambiente, se vogliamo, artificiale, perché due semi, uno lo facciamo nascere in una terra normale, uno lo facciamo nascere in un terreno artificiale, vedrete che differenza che passa. Bene, clamoroso. Quanto semi sono già diversi alla nascita? Sì, sono diversi, ma pochissimo, no? Sì, ma lo vedi lo stesso, anche se te lo prendi proprio dello stesso baccello, prendi due leguminose che in pratica sono uguali, e le metti in due ambienti diversi, in due terre diverse, proprio è bestiale. Quindi a dimostrazione che è importante la parte genetica, ma è importante il fattore ambientale. Dovremmo capirlo anche noi, no? Quindi questa idea che la città sia vincente, ho qualche dubbio ce l'avrei, no? D'accordo? Però siamo qua e ora siamo qua per cercare di migliorare la città, non per dire andate tutti in campagna. Anche perché, detto fra di noi, io ho scelto volutamente di andare a vivere in campagna, se fossi circondato da milioni di persone che dalla città mi vengono via per andare in campagna, mi girerebbero anche le scatole, ve lo dico onestamente, no? Allora, a monte ci sta un'osservazione clamorosa, in forme diverse, ma veramente metodica, con un'osservazione puntuale. Ci stanno il rispetto dei tre principi, cura della terra, cura della persona e condivisione equa della risorsa. Che significa? Il famoso spreco, quello che ci hanno indotto come normale, cioè di andare a casa a comprare un chilo di verdura e buttarne 30 grammi, 300 grammi, deve essere fatto, cioè nel senso, comprane di più, male che vada lo butti, è entrato nella nostra storia di l'ultimo secolo, non esiste nella natura. Non c'è un leone che ammazza per il gusto di ammazzare. Il leone sa che se ammazza per il gusto di ammazzare finisce non solo lui, ma finisce l'intera specie. Forse noi abbiamo capito che dobbiamo finire come specie e facciamo di queste strunzate. Facciamo di tutto per toglierci dalla tasca prima possibile. Allora, quindi, condivisione equa, usa ciò che ti serve e quanto basta, non di più di quello che ti serve. E questo è il fondamento. Oppure anche, se vogliamo estenderla all'altro sistema, usa della risorsa significa anche, condivisione equa della risorsa significa se sai, diffondi, se conosci, se hai cultura, darla, cioè in un modo che non può far che bene. D'accordo? Abbiamo una sola regola, e prenditi la tua responsabilità. Assumiti la responsabilità di quello che fai. È banale perché in tutte le culture in teoria è così. Ma se ci rendiamo conto di quello che sta succedendo a livello politico, amministrativo, storico, eccetera, ci piglia male, no? Prenditi la tua responsabilità, io la vedo però in una cosa molto, con un connotato molto forte, che è non pretendere dagli altri ciò che te in prima persona non fai. Non puoi pretendere di avere un cibo sano e giusto se te in prima persona non te lo fai. Siamo d'accordo? Cioè, tutti vorremmo i cibi biologici sani, eccetera, siamo in una società in cui non ce lo facciamo quasi per niente. Non dico l'autosufficienza, ma almeno provare a farlo dovrebbe essere. Non possiamo pretendere di avere un'aria pulita quando siamo i primi che inquiniamo spostandoci continuamente, anche quando non c'è bisogno, con le macchine. Non dico che non ce n'è necessità, io sono venuto qua giù in macchina, ma perché abbiamo creato una società per cui a me per prendere un primo treno utile, mi tocca inventarmi dei sistemi clamorosi, io devo partire il giorno prima per venire giù qua giù a Trani, ma non è che ho parlato di Los Angeles, non è che parlo di Kiev, cioè siamo sempre in questa stessa nazione, cioè fondamentalmente. Ma se già tu per esempio la domenica vuoi andare al mare, non vuoi prendere la macchina, non vuoi andare in bici più treno, ti ammazzano. Ma ci sono tre, cioè è impossibile. È la stessa cosa prima. Quindi devi alzare prestissimo perché tutti prendono la macchina, coda, chilometri, casuale, cioè, e ti passavano non vai a farlo. Io per fare una cosa intelligente dovrei partire, andare a chiusi, intelligente è andare a chiusi perché il mio 45 km, 50 km c'è una stazione.
parte la difficoltà oggettiva di trovare un posteggio che poi alla fine non ti trovi o la multa o la macchina portata via per altre storie, ma quello lì è troppo, cioè uno alla limite la lascia un chilometro distante e poi va lì a piedi, siamo abituati a camminare, ci sta anche qui, ok? Ma per fare una cosa intelligente io devo prendere un trenino, un regionale, andare a Firenze, a nord, devo ritornare a nord, cioè 150 km a nord, e poi prendere un treno, un Freccia, per arrivare a Bari, la città della luce, da sparato da quell'altra parte, con degli orari però clamorosi, cioè per farla breve, 14 ore di viaggio, 13 ore di viaggio dal momento in cui scappo in casa, cioè della... parliamo di sostenibilità, parliamo... Quindi sappiamo che non ti devi incazzare, detto fra di noi, fin tanto che non passa veramente la parola giusta sostenibile, perché tutti si fregiano di fare i sostenibili, ma allora dobbiamo resistere, no? Olga mi diceva, non puoi pensare che tutto cambi così velocemente, la gente capirà di avere più rispetto dell'aria quando il tubo di scappamento della propria macchina verrà collegato con un tubo all'interno del vetro della macchina. Capirai quanto farai male e non capirai quanto è importante l'acqua pulita fin tanto che non collegheranno il tuo scarico alla cannella dell'acqua di entrata della tua cucina. Solo quando mettiamo in connessione entrambi capiamo il valore oggettivo delle due cose. Mi torna come concetto? Allora, la responsabilità è una cosa molto importante. Quindi sapere che ti devi prendere la responsabilità, lo devi fare, è un tuo, chiaramente una tua impronta. I tre principi e questa che è l'unica grande regola della permacultura, va bene? A questi dobbiamo, questi sono il cappello, tutte le cose che non facciamo dobbiamo fare riferimento a queste, altrimenti non facciamo permacultura, no? Nel momento in cui io dico progettiamo un sistema, non posso essere all'interno della permacultura se... Ad esempio dico, contestualizziamo con quello che abbiamo, quella traccia che ci siamo dati prima all'orto. Non posso fare permacultura, cioè faccio permacultura quando mi vado a individuare degli elementi che voglio inserire, tutti gli elementi che sono già presenti nel sistema. Faccio orticoltura, design, architettura con tutto il bene possibile e immaginabile, quando individuo, che ne so, il vaso, individuo la cassetta, la struttura e poi vado a prenderla magari in Germania, perché succede spesso che prendiamo tutta roba già fatta dalla Germania, valida, perché favolosa, però cavolo, non è permacultura, no? Se prima non hai trovato all'interno del tuo sistema, che in questo caso è Trani, non abbiamo trovato l'elemento che può essere preso con un costo bassissimo, magari riciclandolo, rendendolo anche contestualmente parlando bello, perché è lì locale, profumato, respirato da tutti i tranesi e rivalutato con una visione diversa a costo zero, non è quella è permacultura, non è permacultura il surrogato venuto già fatto in maniera perfetta, tedesca, eccetera, eccetera, ma proiettato dall'alto e venuto dall'alto senza nessuna anima, senza nessun corpo. Ok? Quindi cura della terra è questo, cura della persona, la persona come intesa come? Se io continuo a portare dall'esterno energie e visioni, porto all'esterno energie e visioni che non sono di quel popolo, che non sono sentite. Poi magari vengono rifiutate proprio per questo, no? Se vogliamo continuare a insegnare a calcio a tutti i nostri bambini, dobbiamo sorprenderci se poi non giocano più, non fanno altre situazioni. Non è che l'italiano per forza deve giocare a pallone, no? Però se glielo proiettiamo sempre, togliamo poi la possibilità agli italiani di fare per quello che sono nati. Non è che non passeremo alla storia come un popolo di calciatori, passeremo alla storia come un popolo di naviganti, un popolo di esploratori, anche di bella gente che stava con le persone. Ma se facciamo tutto il contrario e diamo dei surrogati, rischiamo di perdere anche questo. Quindi all'interno del nostro sistema dobbiamo trovare l'energia interna al sistema. Forse solo se non ne troviamo di vere sostitutive alternative a quello che è il nostro progetto e diamo al nostro progetto una valenza veramente importante, possiamo andare all'esterno, ma in prima battuta andremo vicino all'esterno e non lontanissimo dall'esterno. È un discorso di energia, no? Più lontano vado, più energia sottraggo all'interno. Dobbiamo tornare a progettare con l'idea che tutto è finito. Una città non è la piazza, è
il perimetro esterno della città. Tutte le volte però che esco da quel perimetro e vado verso l'esterno, questo è il mare, Trani, disegnata così, insomma, il porto, immagino che ci sia qualcosa, c'era un fiume, no? L'Ofanto, più là, più qua, più distante, qua, ok? Ogni volta che vado qui, anche a un chilometro di distanza, io sono fuori dal sistema, in prima battuta, e dovrò considerarlo come un qualcosa che è utile, magari perché successivamente qui possiamo trovare delle energie, ma dal punto di vista energetico è un qualcosa che mi costa. Se io faccio cibo qui dentro, le persone che stanno qua a piedi, massimo in bicicletta, ma a piedi, ho visto che per attraversare è veloce, no? Che vi stiamo a New York, a piedi possono prendere cibo. Se io sono a 15 km di distanza, 15 andata, 15 ritorno, vado a prendo 500-1000 kcal di prodotto, magari non consumate di più per fare semplicemente andata e ritorno. E da questo sistema esce energia inutilmente, ritorna. L'energia deve essere catturata e tenuta qui dentro, il più possibile, perché è uno scambio fra elementi all'interno di un sistema e non esce niente. Mi entra uno di energia dall'esterno, mi entra un pesce dal mare, è energia che viene consumata e riciclata all'interno di questo sistema. Se la facciamo uscire fuori dalle mura, abbiamo perso dell'energia. È proprio tirarla, eh? Però deve essere chiaro come concetto, no? Tutto ciò che facciamo girare qui dentro è virtuoso, tutto ciò che va verso l'esterno non lo è. Quindi dobbiamo, così dice, zonizzare, no? Dobbiamo creare delle zone e capire quali sono queste zone. Come si creano le zone? Le zone è un mix fra un processo di elaborazione e una forma, se vogliamo, di superficie. Le zone, allora, innanzitutto la superficie di un territorio condiziona la forma della zona, però poi è l'elaborazione mentale, il pensiero, il progetto che va a ricreare nella superficie la zona stessa. Sarò più chiaro. Allora, l'avete fatto per niente in questi giorni indietro il concetto di zona 1, 2, 3, 4? Non l'avevo fatto. Nel tuo corso, ok. Allora, il Holmgren, che è il pensante della permacultura, e Mollison, che invece è il guru, l'interfaccia, quello che l'ha diffusa, la permacultura, proprio perché era un grande trascinatore, erano partiti da questo presupposto. Ognuno può progettare come vuole. Chi fa la progettazione in permacultura parte da due considerazioni. Noi individuiamo delle zone, delle superfici, quindi, se vogliamo, fisiche, ma non è detto che lo siano, poi vi dirò perché, che vengono riprodotte su una, in questo caso su un foglio cartaceo, che hanno delle delimitazioni, che possono essere queste, frutto di un processo elaborativo della serie. Noi diciamo che tutto ciò che sta qui dentro e non qua, in questa zona qua, è frutto di due discriminanti importanti. Uno è la distanza da un centro ipotetico, anzi, da un centro reale. Tanto un elemento è importante, tanto più deve essere vicino. La casa non è un caso, è il centro di partenza spesso, e tutto ciò che è importante deve essere più portato vicino alla casa, ok? Quindi la distanza è una discriminante. L'altra è il fattore osservazione controllo. Un elemento che richiede molta osservazione e molto controllo deve essere per forza di cose portato il più vicino possibile alla casa. Perché? Perché osservare costa energia, il controllo costa energia. Più lo ho vicino e meno energia spendo per andare a fare il controllo e l'osservazione. E questo si applica a qualsiasi cosa che avviene, a qualsiasi elemento che ci circonda. Quindi dobbiamo riportarle tutte in una chiave di controllo, di osservazione e di distanza.
Allora, lo possiamo fare per una città, lo possiamo fare per una regione, per una nazione, per il mondo intero. Quindi capite bene che in questo caso finisce quelle che sono delle forme di delimitazione. Partiamo da delle forme semplici, la casa, un giardino, un orto, eccetera, perché in quel caso per chi inizia è molto più semplice figurarle. Però poi dopo lo estendiamo alla città, a Trani in particolare, perché oggi quando usciremo dovremo riprodurre questo contesto nel piccolo, nel grande. Siamo bravi quando facciamo delle osservazioni nel piccolo, le andiamo a contestualizzare in qualcosa di più grande, andiamo a rielaborare, riportare, vedere se quello che abbiamo visto nel grande può essere un'altra volta riprodotto nel piccolo. Cioè questi scambi continui. Allora, immaginatevi di avere una casa in mezzo a una superficie, a un territorio del genere. Così grande. Una casa con 10.000 metri quadri di superficie intorno. Allora, la casa per definizione è la nostra zona zero. La zona zero, le abbiamo dati anche dei numeri, li hanno dato e noi continuiamo a darli. La zona zero è la zona che per definizione, la zona, la superficie dove noi passiamo la maggior parte del nostro tempo. Spesso è la casa. Oggi avremo dei dubbi a dirlo, no? Perché se vi vedete, vi faccio un esempio banale, la media di spostamento per andare al lavoro di un bergamasco che lavora su Milano è 2 ore e mezzo la mattina per andare al lavoro, 8 ore di lavoro, 9 con la pausa pranzo e 2 ore e mezzo di tempo ancora perso in macchina per ritornare a casa. Quindi lavori a fronte di 8 ore, ne lavori praticamente 14. Capite bene che dove passi la maggior parte del tuo tempo non è più la casa, perché su 24, 14 fuori non è più la casa. In realtà è il dormitorio, però fisicamente non è più. Ma diamo per scontato che quella è una forma di pazzia e quindi torniamo all'idea che chi viviamo la maggior parte del nostro tempo all'interno di una casa. O in questo caso magari sarebbe il famoso poderetto idilliaco, sai, il podere con le piantine intorno, con il laghetto, le paperelle, chi più ne ha più ne metta. Tutto quello che noi andremo a progettare dovremo riportarlo su una distanza, un'osservazione rispetto a questo punto. Noi sappiamo benissimo che c'è una differenza bestiale fra un elemento e un altro della serie. Un orto sarà diverso da un campo di calcio, da un campo di tennis, sarà diverso rispetto a tanti altri elementi. Dobbiamo capire, essere bravi a giudicare se quegli elementi fanno comodo al sistema e in questo caso, se fanno comodo, dove metterli e facendo delle considerazioni però oggettive. Perché questo? Perché a noi ci serve dare dei metodi di misurazione dell'energia. La permacultura è un sistema di progettazione, la parola di progettazione è insita. Progettare significa elaborare, giusto? È un sistema di progettazione che è mirato alla creazione di società umane sostenibili. Quindi creazione, la parola, c'è società umane, società quindi prevede che l'uomo non sia la forma egoistica tanto decantata oggi, sostenibile perché deve essere sostenibile nel tempo. Quindi ci sono diverse parole all'interno. Ma sostenibile significa di per sé che l'energia non deve essere né sprecata né buttata al vento, è utilizzata per quella che serve. L'ideale della permacultura è quindi sfruttare al massimo quella che abbiamo, magari crearne, e in questa logica sappiamo benissimo che l'energia non è un quantitativo infinito, ma ne abbiamo sempre poca a disposizione. È un principio fisico, no? Allora, come si fa? Si va a vedere per ogni elemento, proprio fisicamente per ogni elemento, quanta energia ci può dare. Se questa energia è utile a tutto il sistema, che noi prendiamo in considerazione, in questo caso è il piccolo podere, dopo lo faremo sulla città, se quell'energia prodotta è utile al sistema, ok? Se ci sono problemi di incompatibilità con il sistema stesso, no? Per esempio io posso fare degli orti, tanta erbettine fresche, eccetera, poi magari mi viene in mente di mettere una vacca nel mio sistema. Cioè, la vacca può essere anche utile al sistema, ma se non è ben gestita mi potrebbe mangiare tutto, no? Quindi per ognuno devo vedere se l'elemento che voglio inserire è utile al sistema, o in che forma, in che modo. Quindi se è utile, se entra in connessione con gli altri elementi, perché non è detto che lo entri,
se apporta beneficio o se apporta problemi. Posso fare la vacca, posso fare l'ortaggio, posso fare la vacca che va a giro anche se vuoi nelle parti marginali perché abbiamo fatto un recinto, ma capite che se io amo l'esotico e inserisco una pantera, salta tutto, no? Ok, quindi tutti gli elementi devono avere un senso e non a me mi piace come è diventato costume in questo occidente molto energivoro, no? Noi non mettiamo in casa le galline, ma mettiamo in casa i pappagalli. Perché facciamo questo? Ve lo siete mai chiesto? E anche il discorso di gestione, talvolta risulta più facile. No, perché puoi mettere la gallina, puoi mettere la gallina in gabbia. Perché abbiamo scelto noi di mettere il pappagallo in gabbia. No, il pappagallo può tenere lì, no, appunto, però anche in casa. Ah. Sì. Lo sapete perché? Ci giriamo intorno? No, perché ci mettiamo gli occhialoni e la macchina grande e invece ci giriamo per la città la sera? Perché fa in, perché fa molto in avere un pappagallo esotico, perché se te dici che io ho una gallina a casa, il contadino, il pezzente, se dici ho un'ara brasiliana, guarda ce n'è due in tutto il mondo. Allora, azzo, con chi ho a che fare? Cioè, c'è uno che ne capisce. C'è sempre più di un motivo, magari è statistico questo, che ci sono quelli che giocano a fare gli eccentrici e quindi si divertono a sapere di essere in qualche modo unici fuori dal gruppo. Però non è l'unico, grazie a Dio. No, però guarda, su questo incide moltissimo. Questa è purtroppo questo è quello che ha fatto deragliare, se vogliamo, la società da società agricola a società egoistica. Perché? Perché questo viene dal Settecento inglese, e quindi ha 200 anni di storia, e tanta roba è provata quindi a questo punto. Avere l'animale esotico in casa ci eleva nel rango. Sì, sì. Okay? Come avere le palme nelle piazze pubbliche, sono stati colonizzatori, sì. E io ti do il timbro, cioè, ecco, e te ti ricorderai perché io faccio qualcosa di diverso. Sì, ma senza dare in realtà una cosa, siamo già quindi con il Puma, per far vedere che c'è certo. Quest'anno è andata a comprarsi un cane a Milano, ho speso dei soldi esagerati perché era l'unico esemplare femmina di quella razza a Trani e non la certezza. Solo perché era l'unica Trani ad averlo. Solo perché era l'unica Trani ad averlo. Certo, perché ne parli e purtroppo guarda che questi sono ambienti in cui se ne parla e vedendo la parte negativa, ma il 90% dei casi negli ambienti in cui continuiamo a vivere se ne parla vedendo la parte positiva, cioè per loro positiva. Ma quello è maschio, come se io per me cambiava qualcosa lì apposta, ho visto. La cosa che è importante in questa società è che le cose non producano, capito? Quello che fa la differenza, perché ci sono delle razze, io vi faccio vedere se volete, oppure le troviamo su internet, ma non c'è bisogno, fidatevi perché sono una persona abbastanza seria. E ci sono dei polli, delle galline talmente belle che un pappagallo, in Toscana si dice una parola brutta, gli fa una sega, si dice, no? Nel senso proprio chiaramente, no? Perché non ci mettiamo una gallina? Perché la gallina vi produce l'uova, produce qualcosa di produttivo. Noi siamo ganzi, forti, simpatici in Occidente quando facciamo tutte le cose inutili. E questo viene dal Settecento inglese. Il Settecento inglese, quando arrivò l'industrializzazione massima, i nobili i potenti inglesi crearono quello che è il giardino all'inglese, avete presente? Tolsero, proprio fisicamente, sradicarono tutte quelle che erano le pertinenze dei castelli e delle abitazioni importanti e erano produttive, fisicamente produttive, ci coltivavano cavoli, cereali, eccetera, eccetera, e fecero il giardino all'inglese. Niente di più insulso, di inutile che abbia mai solcato la terra, per dare l'idea forte, io sono talmente forte, che non ho bisogno di cibo. Voi pezzenti sarete ancora costretti a lavorare la terra per mangiare. Ma volutamente, capito? L'elevazione massima, decisero di fare anche gli snob nell'agricoltura, nella parte zootecnica, e si inventarono le razze, e migliorarono le razze. La guerra, hanno spesso fior di capitali, castelli interi venduti per acquistare seme di toro. Ottori, per avere poi l'Angus, il più bello pensate alla corsa su puro sangue inglese, no? Per l'inutile che però non suscitava interesse
per la produzione suscitava interesse perché pochi ne avevano, no? Ad oggi siamo dentro a questo sistema, ragazzi, diciamocelo francamente, ok? Non dico che è giusto o sbagliato, siamo dentro a questo sistema. Ma perché? Perché abbiamo un botto di energia. Perché abbiamo un botto di energia. Il giorno che non abbiamo abbastanza energia, questo sistema non è che fa puff, fa plaf, come fa il rumore di una cosa che casca in terra da 1,80 m d'altezza. Questo volevo dire, con un modo molto gentile. Una vacca mentre cammina, no? Allora, perché fa plaf? Perché non c'è energia che lo sostiene abbastanza. Avete mai sentito parlare il corrispettivo schiavo? Roma era in piedi perché i romani avevano all'incirca 60-50 schiavi per ogni patrizio. Cioè della serie, potevano permettersi di passare la mattina alle terme, a girare per il foro, raccontarsela, cantare, eccetera, eccetera, perché a casa loro avevano minimo 50 schiavi che facevano la legna, tenevano calda la casa, pulita, lasciamo perdere le parti che non dovrebbero essere raccontate, quelle evitate a 18, però per il resto, capite, 50 persone che vi fanno l'orto, vi accudiscono gli animali, eccetera, proprio fisicamente immaginatevi con 50 schiavi che vi fanno ciò che voi volete. È tanta roba, no? Noi ad oggi, a un calcolo, cioè in corrispettivo energetico, abbiamo 160 schiavi, tutti concentrati nella benzina e nel petrolio che abbiamo a disposizione a dei costi ridicoli. A dei costi ridicoli. Quindi un trattore che viaggia dentro un campo nelle Murge, un trattore da 400 cavalli, c'ha in corrispettivo all'incirca di 1200 persone che lavorano, perché questo è tradotto in calorie, e di conseguenza capite bene che possiamo permetterci, visto che lavorano 1200 schiavi lì su quel campo, ci possiamo permettere di stare qui a fare una lezione di permacultura, eccetera. Ma quando il petrolio non c'è, si ritorna ai 1200 schiavi? Perché la macchina senza il trattore da 400-500 cavalli, senza petrolio, non si muove e non conviene spingere la macchina per tirare l'aratro, capite, no? Allora, il nostro sistema è questo qua, ci possiamo permettere di fare ciò che vogliamo ad oggi perché abbiamo questo quantitativo enorme di energia. Chi fa permacultura postula l'idea che questo sistema non collassa perché non ce n'è abbastanza, ma ce lo dicono anche i fatti, no? Siamo qua, noi stiamo raccontando dei massimi sistemi, i cinesi si stanno comprando mezza Africa, si sono comprati il sud-est asiatico, cominciano a comprare in Toscana, non so qui, mancherà poco. E tutti, felici, cavolo, bene, sono finiti i tedeschi, lo faranno i cinesi. Io non ce l'ho con i cinesi, però è un segno evidente che chi ha denaro e soldi non compra l'Aston Martin, ma sta comprando terra. Se si compra terra è diverso che comprare il bene voluttuario, quindi chi pensa sa. E questo è un bel chiaro esempio che gli schiavi stanno finendo. Allora, torniamo a noi, perché qui si rischia di andare in una politica che non ci piace in permacultura. A noi ci piace pensare sempre in positivo e non fare lotte contro chi non vediamo, no? Progettare dei sistemi a bassa energia significa proprio partire dal piccolo per andare in grande a cercare di risparmiarla questa energia. Allora, tutto ciò che noi avviciniamo al nostro potere, alla nostra casa, deve essere fatta con questo spirito. Quanto mi costa di energia per arrivare lì? Per osservare, eccetera, meno mi costa e più il sistema è vincente. Della serie, che se riesco a fare dei sistemi che dalla finestra le controllo, non ho bisogno fisicamente di scendere le scale, fare 50 metri, perché quello mi costerà 500 calorie. Allora, che cosa posso avvicinare il più possibile alla mia costruzione? Il cibo. In questo caso, l'orto. L'orto non ha senso farlo a un chilometro. Perché non ha senso? Perché per fare un chilometro, in media, io ci metto 10 minuti, un quarto d'ora, a meno che non sono Mennea, ma insomma, pochi siamo. Allora, qual è il sistema? Cerchiamo di avvicinare il più possibile, ma non così perché la parola orto ci piace e la parola vacca non ci piace, perché devo associare a un elemento, devo associare un costo energetico. Perché? Perché quell'elemento per andare avanti ha necessità di alcune operazioni. Chi è che di voi fa un orto? Lo ha fatto. Ve lo insegneranno, comunque l'avete fatto. Avere un orto significa minimo andarci un paio di volte al giorno.
ma poco, stando. Dopo succede anche la fase in cui vi innamorate e ci andate lì anche semplicemente a guardare la tua fragola che cresce, la farfalla che arriva. Ok, tolto queste che è semplicemente bellezza, poesia, il resto 2 o 3 volte al giorno ci si va. In certi momenti non ci si va, dicembre, gennaio, magari appena a fare qualche operazioncina, giugno, luglio ci passate un sacco di ore, settembre, ottobre lo stesso, quindi ci sono dei momenti in cui ci andate parecchie volte. Se diamo per scontato che ci vai 4-5 volte al giorno, capite bene che farlo a 1 chilometro è diverso che farlo a 5 metri, perché la moltiplicazione della superficie tempo per le volte vi porta a dei numeri spaventosi. Ma quello se trova comune di l'ho sentito nominare. Loro hanno, quando hanno fatto la scelta del luogo, volevano andare a vivere in campagna, però c'era anche la necessità, tra le varie caratteristiche del luogo, dovevano avere, che dovevano avere la facile raggiungibilità dal posto dove loro vivevano dei campi che andavano a coltivare. Quindi al di là ora del discorso urbano che è così, anche in campagna, io per esempio c'è un ragazzo che sta venendo oggi, forse per la Genova, non lo so, Fabrizio, Corato, lui sente, loro hanno i terreni, ma hanno 3 ettari a 15 km dalla città dove lui vive, altri 5 ettari dall'altra parte, cioè lui dice perde più tempo a spostarsi avanti e dietro da un terreno all'altro per coltivare, perché ce li ha là. Invece se tu ce li hai, cioè Urupia ha lasciato un posto nel quale tu ci puoi andare al campo a coltivarlo, scendo di casa la mattina, cioè fai a piedi, ci vai a piedi, coltivi tutto il giorno in campo e ti ritiri a piedi a casa. Due dimostrazioni in questo caso. La prima è che avendoci una a 15 km da una parte, un'altra a 7 dall'altra, ci sembra sostenibile a tutt'oggi, no? Poi fondamentalmente io l'azienda ce l'avevo a 25 minuti da casa, a 12, sono 15 km, di cui 7 sterrati, è normale, no? Dov'è il problema? Cioè, mio amico quando gestiva un'azienda in Argentina, la corte aziendale era 60 ettari, avete idea quanto sono 60 ettari di corte aziendale? Dove giravano trattori, capito? Dove c'era l'ammasso del grano, eccetera, 60 ettari. Da noi la superficie media italiana delle aziende nostre ancora non arriva a 15, quindi 4 aziende consumate per girare con i trattori, l'azienda era 5.000 ettari. No? E molto, dipende molto dalle visioni e dalle cose, ma comunque 15 km da una parte, 7 da un'altra, perché abbiamo la macchina. Perché se ti fai 15 km, i nostri nonni lo facevano, 15 km per andare a lavorare, ma non campavano 80 anni e non fischiavano tutti i giorni, piuttosto fatica, no? Quindi questa è la prima. La seconda, questo processo qui che ora noi andiamo a reinsegnare, e a volte con difficoltà, perché a volte non ti ci arriva subito il messaggio, non è che se l'ha inventato il permacultura di turno, faceva parte del buonsenso della civiltà umana. Il villaggio, no? Veniva fatto, vi dicevo, quello etrusco, primo perché doveva essere in un posto sano, perché era fondamentale, perché è inutile che fosse produttivo se poi morivi per un motivo che non conoscevi e cose del genere. Ma secondo, poi, l'idea è che doveva essere intelligente. Dove le facevano villaggi, guarda caso? Terreni che davano subito un'idea di essere fertili, ma non uscivano quasi mai dal fatto che era lungo un fiume. O in prossimità di cosa? Dell'acqua e tanta. Non è un caso. Quindi, cioè, c'erano dei presupposti fondamentali, quindi sanità, salubrità, comodità, quindi una centralità, l'acqua centrale e il terreno centrale, e poi da lì ci si allarga, però così si progettava. Oggi ci possiamo permettere di gestire aziende a chilometri, io faccio il consulente in un'azienda a 125 chilometri, non c'è niente di strano apparentemente, facciamolo finché è possibile, ma non sarà un giorno che non sarà possibile, perché io andare a vedere se quei cavoli stanno bene in quel posto o no, lo faccio oggi perché c'ho una macchina sotto il culo, ma non ci andrò poi con l'asino a piedi, no? Giusto? Quindi questo è molto importante, ritornare a dare un valore alle energie consumate per il controllo e per la progettazione. È per questo che noi facciamo proprio questo sistema, per far tornare al centro della progettazione l'idea dell'energia finita, e non diamo per scontato che non è. Non è il prossimo anno, meglio, perché c'è un figlio di 22 anni, sarà fra 5 anni, meglio ancora.
ma comunque sappiamo tutti che a vecchiaia mio figliolo non ci va senza aver visto un grande cambiamento su questa terra. Tant'è che lui si è preoccupato e dopo 22 anni che sembrava che di quello che faceva il suo babbo non gliene fregasse niente, quest'anno si è infervorato, ha cominciato a piantare piantine, a progettare l'orto, si sta costruendo un orto. Avete idea quanto è felice il suo babbo? Conversione repentina è totale. Il salvatico ha profumato, ha sentito la traccia. Gli animali, i salvatici sono coloro che si salvano, diceva Leonardo da Vinci, non è uno sbaglio di ortografia. Ci sono i selvatici e i salvatici. I salvatici sono quelli che si salvano, sono quelli che sentono l'odore. In questo caso bisognerebbe sentire un po' di odore in giro di... E quindi Tommy ha sentito il salvatico. Progettare per poca energia significa che se io ho 5 minuti, sono nell'orto, se lo ho a 20 km, neanche mi passa per il capo. Non significa semplicemente, come c'è scritto giustamente in un libro di testo di permacultura, se io sono a tavola e ho un pomodoro fresco, succulento sul piatto, mi manca il basilico, se ho il basilico in zona 1 vado a prenderlo, se l'ho in zona 4 non ci vado. È giusto, no? Perché chi me lo fa fare di perdere 25 minuti per andare a prendere 2 foglie? Quando sono tornato la mia pasta di pomodoro è già cotta e il mio pomodoro perde di valore. È un discorso proprio di energia. Io, per fortuna, perché altrimenti si rischia di dar di matto, le nostre giornate sono ancora di 24 ore, quindi l'energia è finita. Se la perdo per cose inutili, non funziona. Se io ci vado, la moltiplicando, le vado 4 volte per i 10 mesi che ci vado, 300 per 4 sono 1200 volte in un orto. Se per raggiungere fisicamente da casa all'orto ci metto un minuto, andata e ritorno, sono 2 minuti. Per 1200 sono 2400 minuti. Sono quanto? 40? Insomma, 40 qualcosa. Diviso 60 minuti e ore. Ma viene un botto, viene uno spavento. Sperimentiamoci, vediamo quanto siamo diventati analfabeti. 2400 minuti. 2 diviso 60 diviso 6 sono 200, sono 40 ore. 40 ore sono 5 per 8, 40. Sono 5 santi giorni delle vostre ferie, persi perché semplicemente abbiamo messo l'orto a un minuto. Ma un minuto sono 60 passi, Cioè, in fondo alla scala abbiamo, giù all'entrata, al bar dove siamo andati, abbiamo messo 3 minuti, 3 per 3, 3 più 3 sono 6. Ci siamo persi 15 giorni di ferie per aver messo un orto lì. È banale, no? Perché uno dice, ma cavolo, questo è venuto dalla montagna per raccontarci queste banalità. È del Mercurio. E poi sapendo benissimo che è anche pericoloso, perché notoriamente è figlio di matti e matto anche lui. Allora, che significa? Abbiamo perso il senso dell'energia, no? Perché questo non ci dovrebbe neanche, non dovrei essere io a raccontarvelo, dovremmo proprio sentirlo noi a pelle, no? Dice, perché devo metterlo là? Magari là perché... No, devo metterlo in un posto più vicino a casa. Perché in prima battuta dovremmo riprogettare le nostre stanze del nostro appartamento per fare l'orto e non l'orto fuori dalla città? Proprio per questo motivo, perché se io mi riprogetto la mia stanza e mi faccio le insalate in casa mia, il costo è zero. Mi risparmio anche quelle 5 giornate di ferie, semplicemente per questa operazione. Per questo che è importantissimo riavvicinare tutto a ciò che, tutto quello che è produzione, tutto ciò che, è controllo, che richiede controllo, e avvicinarlo il più possibile a casa. È una questione energetica. Posso e avrò tempo, quei 5 giorni che mi risparmio, avrò tempo non per fare ancora di più, perché quella è la macchina infernale dell'Occidente, per avere 5 giorni per poter studiare e approfondire il mio sistema per renderlo ancora più efficiente e ancora più produttivo, se voglio. A costo? Zero. Quindi l'orto, prima in casa, poi fuori, nel balcone, poi il più vicino possibile. E lì la rivoluzione. Ce l'hai tante dentro casa?
Che c'hai? Figus? No, no, una pianta, non so neanche il nome, che mi hanno regalato, come sono fatta vivere in casa mia. Ti vive? Ti vive bene? Sì. Da quanti anni che ce l'hai? No, da 4 mesi, sono stata in 4 mesi. 4 mesi, ok. Allora, spesso, ora va molto meno di moda per fortuna, perché è una questione anche economica, no? Le piante d'appartamento sono veramente beni voluttuari. Sì, ma poi me la scordo, infatti, non le nasce mai. Piuttosto vado in terrazza e poi la me la scordo. Ma ti vive? Sì, forse perché ha capito che la dimostrazione... era una lotta con me, era una lotta. No. Perché ti vive? Perché, perché spesso le case, dentro le case abbiamo degli ambienti adatti per le piante che noi coltiviamo e che le coltiviamo fuori perché è un costo più basso, una serie di motivi, ma che dentro le case possono vivere. Dirti che puoi togliere i gerani e metterci insalate, cipollotti, eccetera, è normale, sarebbe molto più normale, molto anche più efficiente. Ma cioè per me vuole tanto per le sali. Hanno questa funzione così di fogliare, di raccogliere l'umidità, ma basta, che le odio. Allora, ci sono delle situazioni per cui ci sono delle case progettate, realizzate, te magari mi puoi confermare, per avere tanta luminosità, è giusto che sia così, per avere ambienti confortevoli con tanta luce, quelle sono quasi sempre situazioni in cui puoi coltivarti insalate, radicchi, pomodori, aiose, senza fatica, senza niente, essendo magari sei lì che stai studiando, lavorando come facciamo ora in questo momento, hai un attimo di tempo, prendi dell'acqua e la dai perché ti sei dimenticato il giorno prima, magari o perché il sistema è, e alla fine ottieni i tuoi pomodori. Bastano 6 ore di luce, a volte anche meno, spesso anche meno, per poter ottenere delle produzioni normali, non dico eccezionali, saranno sempre artificiali rispetto a un pieno campo, ma sicuramente meglio di quelle del supermercato. E non c'è un angolo di casa, a meno che non state proprio in un posto sfigato a nord, con la finestra a nord dove non batte un raggio di luce, ma in quel caso ponetevi una domanda. Ma partiamo dall'esempio del padre Brio, per esempio, con le piantine messe là. Quelle piantine messe là non c'è un minuto di luce, a quanto ho visto io, non un'ora, cioè lì andare per forza, lì non è una progettazione di permacultura, perché capite benissimo, cura della parte, la cura della persona, cura della terra, cura della persona significa cura anche della pianta, no? Se poi viene registrata dopo abbiate cura di tagliarla, perché è molto toscano, però è molto verace, si dice in Toscana che contro vento ci si va, ma contro culo una gran fatica. Ok? Allora, che significa questo? Voler fare le cose per forza, le possiamo anche provare a fare, ma il costo energetico sarà altissimo. Non è un caso che lì c'è una lampada che pompa tutto il giorno, ci sono delle piante sfigate lì che ti dicono ammazzami, ammazzami. Sono troppo poche le lampade. Ammazzami. Capito? Quelle sotto, però comunque non sono verdi. Non c'è fotosintesi. Non c'è fotosintesi proprio. Le piante stanno malissimo. Non possiamo andare lì a dirgli guarda sei uno sfigato, hai sbagliato tutto, eccetera, però lanciamo messaggi per cui lui da solo farà un sistema per fare di molto di meglio. Allora, che significa questo? Significa che noi all'interno della nostra casa possiamo trovare tanti di quei volumi per riprogettare che rimarrete soddisfatti. A Trento ci ho fatto un progettino, una semplice constatazione che sul tavolo di casa era talmente grande, a te in particolare, guardo te perché vorrei che tu fossi per prima a apprezzare questa cosa, un tavolo talmente grande, sicuramente fuori standard, con uno stanzone gigantesco, che addirittura nel centro del tavolo, dove non arriva né la tovaglia né niente, ci si può coltivare. Un tavolo coltivabile è per me un sogno. Mica ci mettiamo pomodori perché non avrebbe senso, ma che cosa ci possiamo mettere in una fascia di 20 cm lunga, quasi 2 metri, 20 cm, 2 metri, rialzata, una forma con cosa? Logico che sia contenibile, carina, quindi un bel vaso vero di porcellana, non di plastica, perché la plastica non vive niente, perché la plastica ammazza i microrganismi, porcellana decorata, quello che vuoi, e ci mettiamo cosa? Ci mettiamo le erbe officinali, quelle che ti utilizzi. Il tuo basilichetto, averlo lì, stacchi la fogliolina, te lo metti, oppure il timo, la maggiora, qualsiasi, capito? Immagina di vedere un tavolo e dargli questa valenza invece di pratico, di bello, di profumo, di fiore, di colore, quanto è più bello. E come quello, sai quante ne puoi fare? Puoi fare delle, proprio delle, in sospensione ad esempio, no?
tanti candelabri. Per ogni, al posto della lampadina, al posto della candela, un vasetto da 8 di diametro o da 12 di diametro, verniciato, colorato, fate poi la fantasia è bella, per ogni pianta, per ogni vasetto una pianta. Il sistema a goccia. Il candelabro fai passare i tubettini che vanno a finire lì, un sistema di distribuzione a goccia, perché mica tutte le sere potete salire con lo scaleo. L'adrenaggio. È tutto calcolabile. Te sai benissimo quanta acqua consuma, una volta che sei entrato nel meccanismo, sai qual è l'acqua di cui ha bisogno quella pianta. Con il sottovaso puoi permetterti di non sbagliare neanche di un millimetro. Quello che ci manca oggi non è la tecnica, non sono i materiali, ci manca di... Bravo. Ci rimanca di fare funzionare il cervello. Siamo arrivati qua come massimo esempio di sviluppo genetico e di evoluzione. Trovo difficile rivederlo negli ultimi 20 anni, ma una volta che abbiamo capito che possiamo fare di più e molto e meglio, ci si aprono non delle porte, ci si aprono dei portoni. Una parete a sud dove batte un bel sole è una serra già fatta. Addossare, ora vedete qua abbiamo dei profumi, qui sarebbe molto difficile perché abbiamo dei muri talmente spessi che effettivamente non catturano l'energia diretta, no? E quindi il sole qui entrerà, anche se entrasse, quel poco che entra è localizzato, no? Ma con questa luce a questa maniera già troviamo delle piante che nascono, sul davanzale sicuro. Questa luce qui che ci sembra ombra per qualche pianta è sufficiente, non è sufficiente per un pomodoro, sicuramente anche lì faremo delle scelte, no? La parola solanacea significa sole, no? Lo dice la parola stessa, il discorso prima del detto toscano, no? Non metterò una solanacea qua dentro, ok? Ma metterò dei radicchietti o delle bietole, comunque delle piante, frutti di bosco in assoluto, che vivono volentieri in ambienti con poca luce. Guarda, i frutti di bosco non ha detto una battutaccia, eh? Il vasetto, il frutto di bosco si caratterizza perché il bosco che cosa fa? Fa ombra, no? Hanno bisogno di poca luce, concentrata in poco momento per poter fare fotosintesi, il resto vivono a mezz'ombra. Capito? Quindi è diversa è la visione. Quindi se noi riusciamo a coltivarci il 5% del nostro cibo in casa, è tanta roba. Ma tanta roba, no? Ma più ne facciamo è meglio è. Se riusciamo a farlo dentro il 5%, il 5% lo facciamo su una costruzione tipo una terrazza, un balcone, eccetera. Ma con i balconi che ho visto io si incomincia a far roba, e arriviamo ad avere un 20% di cibo autoprodotto, lo sapete qual è la cosa più importante? Non è in sé per se stesso il valore, perché abbiamo inventato un mondo per cui oggi il cibo non costa niente, perché questa è la realtà purtroppo, quindi non è un controvalore, perché se spendiamo 200 euro, lo sapete la spesa media nostra in Occidente, in Italia in particolare, per il cibo non supera le 200 euro in una famiglia, monoreddito, è niente, al mese. Purtroppo è così, è niente. E pensate che negli anni 60, 50, 60 era il 60% andava via per il cibo, ma c'è una questione politica, non c'entriamo, perdiamo troppo tempo. Quindi il 20% di 200 euro, so 40 euro, quindi per 40 euro forse uno dice ma chi te lo fa fare, no? Ma quello che cambia è il senso della sicurezza. Se io sono sicuro che a casa qualcosa c'ho dentro il frigorifero, non sono... sono libero. Se non ho niente a casa non sono mai libero. Venga. Siccome devo mandare la mail a quel per oggi pomeriggio, cioè non si capisce il caso. Qualcuno... Questo qua che cos'è? Go Doria? G O Doria. Sì. No, con due O. Che cosa sta? Sì, con due O. Capito? Quindi quello lì sarebbe già di per sé, avrebbe un valore semplicemente avere la sicurezza di avere qualcosa a casa. Ma però moltiplicato per tanti abitanti all'interno di un contesto urbano diventa rivoluzionario. Capisci? Quindi ci sono tante valenze oltre a quella di avere la soddisfazione di mangiare qualcosa che produci. Il momento che ci hanno fatto smettere di creare e ci hanno fatto diventare dei sani, buoni copioni, e questa è stata una tragedia, ci hanno tolto anche questa soddisfazione e questa soddisfazione è a volte impagabile. Quindi torniamo a riprogettare. Progettare significa osservare, conoscere l'elemento, vedere le esigenze dell'elemento. Se so che quella pianta ha bisogno di 6 ore,
la escluderò da ambienti dove non c'ho 6 ore. Ma se, visto che mettendo da dove mi entra la mattina, mi arriva dalla luce da una finestra, ci metto un pennarello, mi vado a vedere dove finisce il suo percorso, lo sapete, no? Dopo c'è l'estate e l'inverno, però a parte quello, io vado a vedere per l'estate in particolare e vedo che l'altro pennarello lo metto lì e quindi in questa fascia di tempo, in questa fascia ho la presenza diretta di luce diretta, mi vado a vedere quanto, per quanto tempo persiste. Se questo mi supera 6 ore, wow, ho una serra riscaldata. Sapete quanto costa fare una serra riscaldata? Costa migliaia di euro al metro quadro. Ho una casa a serra. Non ho 6, ce ne ho 5. Wow, è tanta roba, posso piantare diverse piante. Non le pianterò tutte, ma tante sì. In base a quello che ho, mi posso fare. Se questo me la faccio in un balcone a Trani, ho 12 ore. Cioè, ma fisicamente l'ho visto, da ieri sera batte il sole comunque, no? Quindi magari d'estate dovrò fare delle ombreggine più che non catturare la luce, ma tutto, cioè, è molto più semplice ombreggiare che creare luce, giusto? E capite la potenzialità? Quindi andiamo a progettare dentro casa, andiamo a progettare gli spazi esterni, partendo da questi presupposti. È difficile, facile o impossibile coltivare dentro le serre? Che ci dice la storia in questo momento? È semplicissimo, perché purtroppo abbiamo tanta di quella tecnologia che ci permette di essere bravi anche se non lo siamo. Noi dobbiamo essere ancora più bravi a ritornare a condurre le serre a bassissimi costi energetici e quindi ci dovremmo mettere più manualità, perché i computer non sempre funzionano e poi i computer e le serre iperefficienti sono molto energivore. A noi ci basteranno delle serre molto più frugali, con bassa costo e magari fatte anche con materiale riciclato, perché altrimenti abbiamo acquistato la formula tedesca dall'esterno. In prima battuta, fin tanto che siamo sicuri che all'interno del nostro sistema non c'è energia abbastanza per poter surrogare quel sistema, facciamolo scappare dal nostro. La prima serra che mi sono fatto io, ho beccato un signore che ha una discarica, buttava tutti gli infissi in legno di Douglas, belli, di legno vero, per mettere gli infissi di acciaio anodizzato. Pensa che bischero, però le buttava, io ho detto fermo, ti vengo a prenderle anche io a casa tua. Infatti mi sono presentato col mio furgone, 3 piani di scale, mi sono preso tutte le sue finestre, sono tornato a casa e mi ci sono fatto una serra intera, fatta con cosa? Con finestre e contro finestre, con 4, sai, proprio fisicamente, viti, bulloni, legate, e la mia prima serra, costo 0, produzione importante. Non era bella, perché l'aveva, non mi è riuscito neanche a scrostarla da quanta roba ci aveva messo sopra. Però c'è il suo fascino. Però sì, riciclata, va vintage, va. A me mi interessava la funzione. Certo. No? Da buon, io adoro Gaudì. Gaudì diceva, innanzitutto la funzione, se poi la funzione è giusta verrà anche il bello, no? A proposito, riciclaggio dell'olio, è perfetto, l'olio di frittura per impregnare tutto ciò che è legno. Io dalla paleria minuta, tavoli, tutto ciò che va all'esterno, perfetto. Quindi ti si consuma dopo 2 anni, che te ne frega? Puoi utilizzare anche quello esausto di motori? No, quello no, a prescindere. Il legno immortale, diciamo. Sì, quello a prescindere, ma tutti gli altri, sa un po' di puzza di pesce il vostro colonnato pergolato fuori per un paio di giorni, il terzo non si sente più niente, ti senti bene perché non hai buttato via, hai fatto una funzione importante, è tutto naturale. Chiusa parentesi. Allora, cosa, questo per dire cosa? Quello che voglio far capire io è che deve essere un po' un elastico. Da una parte c'è il lancio l'elastico è fondamentale perché capisci ti si apre un mondo. Vabbè, tanto ne abbiamo 3 giorni per parlarne. E di conseguenza consideriamo quindi l'elastico, si lancia l'idea. La cosa importante è capire che quando ritorna la cosa è possibile farla, perché altrimenti è un sognare. Va bene, belli. Oggi pomeriggio ti serve la lavagna? Oggi andiamo fuori? Qui la siamo, poi possiamo decidere se
restiamo là o se ci facciamo un giro di ricognizione per analizzare un po' di spazio. No, non mi serve la lavagna. Facciamo, mai disegniamo in terra, perché anche lì si deve fluire l'energia. Magari porto dei gessetti colorati. Ma sì, va bene. Allora, come, dove e quando ci troviamo? Alle 3? Qual è l'orario? Perché non me ne so, scusa, io da questo punto di vista non sono molto bravo. Allora, siccome noi abbiamo 3 ore di pomeriggio, potremmo fare 3-6, però io ho visto un po' e meglio fare 3:30. Sì, allora abbiamo dato la mail, abbiamo scritto 3:15, che così almeno... Alle 3:30, il classico discorso accademico, d'accordo? Allora io ripasso da te alle 3:15, che tanto siamo a 2 passi da lì e ci andiamo insieme. 3:15 da me. Sotto la cassa armonica, poi facciamo, sono delle banchine, quindi possiamo stare seduti là, c'è l'asfalto se vogliamo scrivere. Benissimo. Benissimo. Ok. Benissimo, io allora noi ci rivediamo prossimamente su questi schermi.